cose belle col sindaco Giuseppe Guida. Siamo qui, si procedono i lavori, stiamo seguendo tutti i giorni, stanno facendo cose belle, diciamo, anche di prospettiva per il turismo. Come stanno le cose, sindaco? E come stanno le cose? Sanno che la pandemia non ferma Positano, non ferma l'archeologia, non ferma la nostra voglia di continuare a investire sulla cultura, sull'arte e sulla nostra storia. Per cui con la sovrintendenza abbiamo dato inizio a questa Ecco. nuova campagna di scavi all'interno della villa, dalla quale insomma, stiamo avendo delle belle soddisfazioni, innanzitutto perché abbiamo uno scavo in verticale di oltre 8 metri, dal quale riusciamo a identificare benissimo quello che è la stratificazione dell'eruzione vulcanica, quindi una scoperta interessante anche da un punto di vista vulcanologico e morfologico di come è stata effettivamente tutta l'eruzione dell'epoca del vulcano, fermo restando che stiamo continuando a scavare per arrivare in fondo nella speranza, ecco, di raggiungere il pavimento e di rinvenire nuovi reperti Per dare attribuire a anche altro spazio, spazi altri visitabili. spazi visitabili, ma soprattutto scoprire nuovi reperti da poter aggiungere a già tutto il tesoro che abbiamo riscoperto negli anni passati. Questo è in linea dell'obiettivo di Positano Città Archeologica. Sì, questo in linea di questo obiettivo che ci siamo posti da qui a pochi anni di far avere questo ulteriore riconoscimento alla nostra città di città archeologica come ulteriore volano di sviluppo legato fondamentalmente alla cultura. Una città storica, una città con la quale vorremmo anche riprendere, ecco, tutti questi reperti, anche creando un museo all'aperto diffuso sul nostro territorio. Questi Quindi pronti sono. anche per affrontare le nuove sfide del turismo Certamente, adesso è il post-Covid. momento di Certo. reinventarsi, ma soprattutto il momento di difficoltà, ma nel momento proprio di difficoltà bisogna investire per rilanciare. Quindi siamo qua ad investire sperando in una ripresa immediata, anche in virtù della nuova campagna di vaccinazione che inizierà questa settimana, con l'augurio di ripartire il prima possibile. Grazie.